Buonasera, benvenuti al Bad Tournament, partita molto emozionante tra i blu e i rossi, i blu dei Blue Devils e i rossi della Russia United, sfida molto emozionante che avrà all'inizio tra poco, mini spot per noi. Eccoci qui allora con la partita tra i Russia United contro i Blue Devils, subito un tiro di Andaloro, la centrocampo va là fuori, partita che vale per il primo turno di andata di Europa League. Nel frattempo adesso attaccano i Blue Devils, lei poi lascia sfilare. Parlava di i rossi della Russia United. Lei può allora. Palla avanti. Te viene qui di Liddo. Poi palla avanti da parte di Pacifico. Clemente con la testa. Ingaggio. Palla fuori. Passaggio non ottimo. 1-2. Da loro messo in difficoltà qui. Prova uno scatto e ci riesce. Fermato. Palla ancora per la Russia United. Anzi no, palla per i Blue Devils. Di Liddo. Di Liddo lotta qui. Palla da Tommasulo che non proviene il controllo, palla avanti, sbaglia e ne approfitta Clemente. 1-0. 1-0 gol di Clemente per la Russia United. Ora si deve iniziare. Subito partita che si mette in salita per i Blue Devils. Con questo errore di Tommasulo che sbaglia il passaggio e ne approfitta Clemente, mettendo la palla all'incrocio, anche se a porta vuota. Il tiro di Andaloro! Tommasulo, bravissimo qui. Perché? Qui mette fuori Andaloro. Era per i Blue Devils. Calcio d'angolo interessante. Battere un orcaio per ingaggio, ma c'è il fischio dell'arbitro. Alle mezzo allontana la difesa della Nazionale e poi prova il nuovo innesto della squadra. Ingaggio a tirare, ma va là fuori. Ora Clemente, in mezzo a 4, Clemente. Buono il passaggio per Pacifico che prova un tiro non ottimo. Quindi palla adesso a Tommasulo. Mette palla a terra l'errore. Il portiere che ha fatto un errore sul primo gol. Ha commesso un errore molto grave. Ora adesso sbaglia un altro passaggio. Però qui interviene Di Liddo. Molto bravo. Dietro a un paio di squadra. Ingaggio, poi riacquista la palla alla Renaccia. Ma i Blue Devils sono bravi a riconquistarla con questo pallone laterale. Tommasulo. Lessi abbaia. Bravissimo qui Andaloro. Uno qui, la giocata di Clemente. Che deve lottare contro Norcaro, la meglio Norcaro. Poi Parolano sbaglia lo stop. Palla per i Reds. All'alta. Lascia sfilare qui. Ingaggio. Palla fuori, palla per i Blue Devils. Palla avanti. Andaloro, palla avanti. Aronesi. Ingaggio, prova un cross avanti per il compagno Norcaro. Palla troppo lunga. Quindi il portiere para. Ora Clemente dietro. Pacifico. Passaggio buono per Aronesi. Ottimo il passaggio per Clemente che però butta palla fuori. Guarda, i vostri stati sono uguali, eh? Comunque parla per i Blue Devils. Tommasulo palla avanti, sbaglia. Pressato da Varonesi, bravissimo qui nel pressing, il giocatore numero 8 dell'Arenaccia. Palla ancora Varonesi, dietro. Sbaglia lo stop Clemente, non era facile però. E qui non riesce a reggere la palla Pacifico. Di palla ancora per i Blue Devils, di Liddo. Norcaro si gira su se stesso, può andare al tiro, lo fa, anzi accelera e poi sbaglia il tiro malamente. Ora può ripartire la squadra della Russia con Andaloro, il tiro
Tommasulo la tocca, la mette in fallo laterale. Simone, da te. Qui la palla andava fuori, ma Tommasulo ha fatto bene a prevenire in questo tuffo. Cross! E qui! Pacifico! No, stai chiamando la distanza! Si mangia un gol quasi fatto, a porta vuota, praticamente. Buono il cross del compagno. Il tiro al volo è di Riddo, brutto però. Palla, mi fa la laterale addirittura. Branda loro, palla avanti. Di Riddo la tocca, mette il fallo laterale, benissimo così. Devono assolutamente trovare il gol, quelli dei Blue Devils, per rimettere in sesto la partita. Ah, qui Pacifico aveva una Veronica su se stesso, ma manca il pallone. Parolano si distingue per i suoi pantaloncini del Chelsea. Quasi 6 minuti dall'inizio del primo tempo e già abbiamo, siamo 1-0. Qui prova un assist impossibile veramente per Baronesi. E qui interviene Clemente molto bene. Palla comunque per i Blue Devils. Norcaro prova il tiro. Palla fuori nettamente. Lepore, palla avanti, buona per Clemente, stop di petto. Foto di Riddo, Clemente. Interviene l'avversario. Norcaro, mette palla fuori. Quindi ora palla ancora per i rossi della Manchester United. Anda loro. Pacifico. Clemente, buona relazione personale. Poi guadagna un po' la laterale. Clemente. Cambio battuto, quindi Parolano. Di Riddo, Norcaro prova l'1-2, non riesce. Cambio battuto ancora, parla ancora per i Blue Devils. Hanno il secondo cambio di battuta praticamente. Di Riddo, è impossibile vedere il Parolano, quindi parla ancora per l'arenaccia ora. Clemente, anda loro, Clemente si dimentica quasi del pallone, però guarda comunque un po' laterale la squadra dell'arenaccia. Anda loro. Pacifico. Clemente. Palla toccata l'ultima da Parolano. Messa fuori, quindi palla per i Reds. Pacifico, può andare al tiro! Non male, palla fuori di poco. Palla avanti. Mette fuori, anda loro, bravissimo. Mentre sta lavorando. Cosa mi trovo? Mi piace, mi piace, sta lavorando. Ovvero? Scusate, Clemente qui sbaglia, tocco interessante, attenzione, se vuoi ripartire anda loro, tutto da solo, anda loro, la tocca Tommasulo, calcio d'angolo, bravo qui anda loro, secondo me è stato troppo vero, debole nel tiro, cazzo fate, vale per i Blue Devils, di Riddo, sbaglia di Riddo, ne approfitta Clemente, azione personale, non c'è fallo secondo l'arbitro qui. Baronesi, il tiro deviato, calcio d'angolo. Si fa vedere Pacifico. Che Baronesi però viene fermato da Parolano. Solo cambio. Adesso questo fallo laterale è battuto male. È entrato nel frattempo Covino. È uscito Parolano nel frattempo qui. Clemente prova un tiro con l'esterno, palla altissima. Quindi Tommasulo sarà lui a rimettere la palla in campo. Palla avanti. Covino qui. Passaggio per Norcaro. 1-2, buono. Covino viene fermato da Pacifico. Bravissimo qui il numero 5 della Renascia. Qui Covino era indirizzato verso la porta. Anzi, stava anche per tirare. Saggio intercettato da Andaloro, sempre lui che parte ora. Scatta palla al piede. Prova anche il tiro. Tommasulo blocca facilmente, palla centrale. Norcaro, lo stop. Palla adesso per i Blue Devils. Alessio, siamo con Di Riddo.
qui è un po' sfortunato, però guadagna comunque palla, ingaggio e poi palla fuori, quindi palla fuori per i Blue Devils, ingaggio. Scusate, manca l'aria. Di Liddo, Covino, ingaggio, alza la palla, Covino sbaglia lo stop, ingaggio, poi butta palla avanti, fuori. Prova uno due con Varonesi. Ora Andaloro. Prova qui su questo tiro cross di Andaloro. Palla stando toccata, ma palla fuori. Quindi Tomasu adesso rimette la palla in campo. Ecco Tomasulo. Di Liddo mette fuori. Andaloro! Che cattiveria in questo tiro. Ha bucato il pallone. Buona Covino con lo stop. E poi andiamo a fare il numero 22. Il pocio. Di Liddo, vai un altro fallo laterale. Di Liddo, del cross non ci può arrivare mai Covino. O meglio, avrebbe dovuto posticipare un po' questo cross. Probabilmente lì Covino si sarebbe trovato. Movimento. Ora prova il tiro fuori però di ingaggio, debole. Clemente giocata, ma Di Liddo è molto più veloce. Palla che fece fuori. Vabbè, il Blue Devils ora. Norcaro. 1-2. Buono. Norcaro però viene fermato solo momentaneamente. Questa palla fuori. La difesa dei Reds. Qui ci aveva provato ingaggio, ma comunque palla gioco fermo. L'aggancio. Unica gadget di ingaggio. Stato ingaggiato da. Ecco. Che sito. Ti viene ingaggio con un buonissimo colpo di testa. Pacifico, poi Clemente. Buona la giocata di Clemente. Buona l'assist per Varonesi. Ma bravissimo qui Tomasulo. E poi palla messa fuori. Palla per i Blues. Esce Varonesi nella disperazione dei tifosi. Fiscato il mister. Ora Savio. Buona Savio qui. Savio viene fermato giusto in tempo. Dai ingancio. Ma bellissima azione di Savio qui. 1-2. Savio entra in area. Savio viene fermato ancora da ingancio. Sta giocando una buona partita in fase difensiva. Andaloro può andare al tiro. Lo conosciamo, no? Finta. Ancora Norcaro qui. Norcaro prova anche il passaggio, non riesce. Ancora di testa Norcaro. Covino lotta, palla avanti. Era male, non era male questa palla. Perché? Tu devi vedere, sì, devi passare l'ana. Ok, basta. Basta. Stavo, da quando mi sono pensato a questa battuta comunque? Covino! Da quando detto che siete. Mamma mia. A mezz'ora praticamente. Si è scaricando. Guarda, non riesco a parlare, lo siete. Sbaglia qui però. Sbaglia ingancio il passaggio, ma è bravissima a recuperare, a buttare a terra Tomasulo. L'odia, si vede. Sbaglia anche Clemente. Ma sì, ha sbagliato Clemente soprattutto, su questo sì. Savio, buona giocata in mezzo. La tocca a Clemente, ma debolissima. Tomasulo va avanti. Norcaro, lo stop buonissimo. Appoggia dietro per Covino. Covino prova anche una rovesciata, palla che arriva da Andaloro bravissimo, sempre d'esperienza, però due su di lui. Alla meglio alla fine Norcaro e poi Angarella la mette palla fuori. Pire. Non c'ha nulla. Ah, buono, non tagliela subito, sennò poi ti intraccia sempre.
dici non ho un numero. dici non ho il telefono, i miei genitori mi odiano. Me l'hanno rubato. Che culo, eh? Comunque anda loro, super giocata di anda loro. Passaggio per Clemente, che però qui mi farò vedere il video. Allora, dopo la palla. Quindi Thomas Uro prende la mira. No, via le mani. Palla che finisce a lei però. Ping pong! Ah buono, non ci battere però parolano. Si sembra basso comunque. Come sta attenzione parolano, mamma mia. Sono guarnezzo. Ma quelli alla fine sono solo parolano, cioè alla fine pochi fatti, tante parolano. Che basta. Anda loro contro Covino. Però Covino a prendere distanze. Bravo, anda loro per Ngarella, ma è troppo lunga. In galera. Bello, bellissimo, in galera. Norcaro. Buona la giocata di Norcaro. Vediamo se la tiene in campo. Sì, lo fa. È in mezzo a due, bravissimo qui Norcaro. E buonissimo il passaggio per Covino, che però è troppo lento qui. Nell'occasione. Guarda, io qui se ne facevo, la prendevo, facevo così, dietro e poi tacco, il portiere tanto stava venendo verso lì. Guarda, è gollasso là. E ora faccio una rovesciata lì. Ok. Palla per i Blues. Tommasulo, di Lido. Di Lido qui ha messo in difficoltà, quindi accelera. Gli ruba palla Savio, Savio contro Tommasulo. Savio! Sbaglia, ha cercato l'angolo alto. Assista di Tommasulo, non l'ha trovato però. Tre partite che Savio non vede più la porta. È vero, questo è vero. Ancora Savio, ruba un tacco interessante per Clemente, ma è troppo lungo. E qui Comino è bravissimo a proteggere la messa laterale per i Blues. Cambio battuta, palla in movimento. Prova l'esterno Covino. Palla fuori. Prova la rete. Andalo, loro qui ha sbagliato, secondo me doveva andare subito al tiro. Covino, la raggiunge. Ah, Covino non ce la fa. E adesso inizia a piovere. E quindi ricorriamo ai ripari, dovrebbe essere un ombrello qui. Ecco qua, l'ombrello del Bat. Vedi un attimo. Era pro due. Ecco qui, scusate signori. Ecco qui, ci siamo. Che tristezza, che schifo. Ci siamo. Che dici? Tu un minutino, fatelo dare a Rui, questa è bello, dai il tuo ombrello. Ma perché non sa bene cosa? Sì, mi ha due ricchioni però. Comunque. Angarella, il tiro, Tommasulo, Angarella ancora. No. No, ma non fare queste impavate. Faccio di merda. Savio! Gol di Savio! È annunciata porta fortuna. Mi sono chiamato il gol di Savio. È 2-0 Renaccia adesso. Se non ho riprese perché sto veramente in condizioni critiche, signori. Sto sotto l'ombrello con annunciata. Sgarbi. Condizioni critiche. Ok, basta. Parolano qui rischia. E poi mette, è costretto a mettere palla fuori. Clemente. Angarella, ottima qui l'azione di Parolano. Clemente sbaglia anche lui, ingancio, Tommasulo, palla avanti, bene. Secondo passaggio che sbaglia Clemente. Anda loro. Clemente, giocata di Clemente. Clemente, buona la giocata, il tiro, palla fuori di poco. Questa me l'ha rubata, la brevetta, io tanto tempo fa. Aspetta un attimo. Mi dai il tuo ombrello? Già facciati servizi. Portamelo che ci sto con sto scomodellone. Lui va a fare la spesa. Clemente. Che mente. Sono la prova vivente. Buono il cross per Savio. 1-2 Angarella, non ha visto proprio niente, non ha visto la porta Angarella. Ergastolo da Angarella. Guarda. Giuro lo suo. Tommasulo, palla avanti. Ma che cazzo è? Lepore. Ma che stai facendo? Oh, era, vai. Che diavolo. E poi qui Savio tocca la palla. La laterale per i Blues. Ma a fine di piove.
Parulano, il cross basso, sbaglia. Sì, ma il suo non è che non sarà più, eh. All'avanti sbaglia qui Angarella. Non ha un piede molto raffinato come Andaloro. C'è un fallo qui su Andaloro. Punizione per i Reds. Quasi 7 minuti alla fine del primo tempo. Staremo a vedere. Per ora conducono il gioco i Reds degli Arenaccia United con 2-0, reti di Clemente e Sabio. Onde evitare il rullo. Ingancio Clemente, azione personale, prova anche il tiro. Bella filaccia di Clemente. Sì, non male. Salve. Tornato lui con la spesa. Ah? Eh? Si pizzi la fai, dai, a pisciò. No, ci vedo ghiaccia. Ah, perché si è fatto male. Si è fatto male di libro. Attenzione, buona adesso! Buona! Palo! Palo di Norcaro! Mamma mia, buona la. Oh, attenzione, rovina la scivola! Da loro può passarla, invece decide per il tiro. Parolano si oppone. Porcaro a Tomasulo. Tomasulo palla avanti. Andaloro. Uno, due, di qui. Vai Covino. Covino! Covino! Un bellissimo gol! Il primo gol di Covino nel torneo. Schifo, fammi vedere che sta scritto. Ci sta in ritardo. Effettivamente ha ragione. Allora è l'anno, ma porta i pullman adesso Covino. Effettivamente ha ragione. Jenny, parla l'assassino di Conan, te giuro. Effettivamente ha ragione, scusate, era il primo gol che l'ha fatto. Secondo me che l'ha fatto? Fatti una domanda. Poi strunzo, Secondo tu è giallo, volevo russo direttamente. Bellissimo gol di Valerio. Era Valerio di Covino. Bellissimo gol di Covino al volo. Si sente dopo sta uno dentro, in offesa, allora si sente sta dentro, scala. Tommaso, voleva inferire. Covino che adesso lavora per i trasporti napoletani. Perfetto, scusate il ritardo. Giulio sei bellissimo. Luce Pullman. E Angarella qui si fa rubare palla, Andalò deve mettere palla fuori. 2-1 ora per la Rinascia. Accorciano le distanze di Blue Davis con questo gol di Covino. Storico questo gol, storico. È storico questo gol, guardate che schifo. Un attimo spogliato. È una vergogna per il calcio italiano. Perché l'inglese. Non solo. Anche per la polisportiva laviano. Il calcio d'oltre manica. D'oltre manica. Palla all'Epore. Palla avanti. Diriddo qui. Tomasulo in due tempi. A Diriddo. Vai a Diriddo, esce 1-2. Parulano si fa rubare palla, c'è un fallo su di lui. Partendo da loro. Truglio, l'arbitro pone la barriera. Parolano sembra veramente intenzionato ad andare in porta con questo tiro. Eccolo lì, Parolano prende la rincorsa, prova il tiro! Fuori di poco, non male. Andaloro. Andaloro, ha un buon tiro questo ragazzo e non solo. Ah, sbaglia qui, scivola. Clemente. Parolano ci degusta. Ora Andaloro, palla alta e fuori soprattutto. Ritorna a piovere. Mi parla che deve arrivare all'Epore, mette palla in calcio d'angolo, anda loro. Diritto. La tocca, ancora calcio d'angolo, cazzo, l'ombrello, porco cacchio. Ecco qui, questo bel ombrello rosso. Oh. Il tiro di ingancio! Non la tocca nessuno in aria! Allora tu su coso. Come si apre? Sono su, un ombrello. Ecco qui, l'ombrello è veramente. Tutti a mare, signori. Ingancio qui, sbaglia lo stop, non è proprio perfetto. E poi sbaglia anche il passaggio, Clemente. Clemente, palla fuori. Calmati. Sta commettendo doppio errore ingancio a volte. Bella qui la giocata per Diliddo che può scattare contro Andaloro. Andaloro non si fa sorprendere. Non si fa. Beh, tirate tutto cosa tu, l'ombrello, che dici? Ancora Diliddo Norcaro, Lepore, bravissimo qui, anche se vita
È stato molto fortunato qui il portiere. Tiro centrale dal cavo, appunto, quindi proprio sul portiere ha tirato tutta la porta avanti. Effettivamente. La deviata, calcio d'angolo questo, no. All'avanti per Savio. Savio interviene bene qui in gancio, che ora può scattare. Sbaglia in gancio qui. Approfittando da loro. Contro Parolano. Anda loro. La tiene. Buona la giocata per Angarella. Buona la giocata di Angarella per Savio, che ha un'ottima capacità tecnica, però qui non è riuscito ad angolare bene questo tiro. Sta appoggio in rete. Andalo, palla avanti, Clemente, Clemente contro ingancio, Clemente giocata, Clemente bravissimo qui in mezzo, no. E Savio che cosa si mangia ancora Clemente, no. Angarella, sembrava aver fatto gol ma così non è stato, ora Norcaro, Norcaro, buono lo scatto di Norcaro, bravissimo qui, Lepore molto fermo in tutti i sensi, una pietra Lepore in porta, fermo. Bella partita questa, Anzio, cosa ne pensi? Sì, è una partita molto interessante, però penso che Blue Devils deve fare più gol. Attenzione adesso Parolano, stop bellissimo. Ah, e poi non riesce a tenerla in campo dopo l'errore di Andalo, che aveva perso la marcatura. Secondo me Devils doveva segnare. Savio! Tommasulo in due tempi. Non perfetto nelle uscite qua Tommasulo. Andaloro di Lido però. Ah, bravissimo qui Clemente. Per Andaloro. Andaloro, vediamo se va al tiro. No, passaggio è per Savio. Savio può andare al tiro. Savio, Savio. Sbaglia il passaggio. Nessuno ha parlato di Angarella, che finì la partita con 0 gol. 0 gol. Palla avanti. Savio, colpo di testa buono per Clemente, 1-2. Ancora Savio, va di testa! Palla fuori. Difficile segnare da lì con la testa. Covino, eccolo lì, l'autore del gol. Palla però troppo avanti. Angarella, tira, tira dietro la porta, c'è però Tommasulo. Lascia l'unghia del pallone. Ah, Parolano sbaglia qui, si trattiene la palla fino a fuori. Clemente, ma ingaccio qua, è bravo fisicamente. Ancora ingancio. Che fa ingancio? Di testa. E poi sbaglia ingancio. Qui poco tecnico il giocatore. Ingancio è poco tecnico. Sì, vabbè. Avido... passaggio di testa un po' difficile. Sì, poteva anche controllare molto più tranquillamente. Accade Clemente qui, che invece scivola continuamente come Savio. Parolano, il tiro fuori, però buona idea. Finisce il primo tempo, mini spot per noi e intervista. Buonasera, signor capitano. Buonasera. Un gol, il suo gol. Tanto atteso. Rimarrà nella storia. No, non è il primo, non è l'ultimo. È il primo ma non l'ultimo. È la stessa partita. Questo secondo tempo per ora vede male un 2-1, però è molto combattuta la partita. Come vede il secondo tempo? Come ce la facciamo? Soprattutto per il ritorno. Il totale ce la facciamo a passare. Vabbè, grazie signor Covino, buona partita. Secondo tempo, eccoci qui. Tra Renaccia United, ce l'ha annunciata? Tra Renaccia United e i Blue Devils. Blue Devils che soccombono 2-1. La partita ha molto in equilibrio. Eccoci qui, iniziamo. Clemente, fermato regolarmente. Covino, prova il passaggio, gli torna la palla e poi glielo banda loro. Passaggio andando loro per Pacifico, mette in mezzo, tocca ingancio. Baronesi, eccolo lì che si sacrifica anche in fase difensiva. Palla avanti, sbaglia. Brava fischia Pacifico che la tiene. Fallo laterale per i rossi di Renaccia United. Cross esce Tommasulo. Non perfetto. Cross di Riddo con la testa. Norcaro, buono lo stop. Norcaro però sbaglia poi questo palleggio. Anda loro. Pacifico. Palla che arriva a Lepore. Lepore palla avanti, c'è Baronesi, c'è anche ingancio di Lido. Alza la palla, poi anda loro. Anda loro. Mette di Lido palla fuori, palla per i rossi.
ottimo qui, ottima qui l'idea di Clemente, il tiro viene murato, quindi calcio d'angolo. Palla in mezzo. Ora ingancio, manda in porta di Liddo. C'è però Andaloro. Eccolo lì. Passaggio per Clemente. Clemente, giocata da Cristiano Ronaldo. Ah, qui sbaglia. Compagno di squadra. Pacifico. Ingancio. Sbaglia. Palla di Liddo qui. Liddo, buono il palleggio. Palla in mezzo, però non c'è nessuno. Avanti, Covino interviene qui. Norcaro prova il tacco per Covino stesso. E poi sbaglia Covino. Ingancio, alza il pallone per Di Liddo. Che non la deve tenere in campo, sbaglia perché la ruba Clemente. E poi Clemente prova un dribbling di troppo. Quindi palla fuori. Anzi, angolo, c'è stata una deviazione. Palla in mezzo, lontanata. Da ingancio. Clemente ora abbatte questo pallone laterale, ancora lui. C'è un cambio battuta, parla per i Blues. Deve fischiare l'arbitro. Tagliato cosa la munizza gol. Buona qui Tomasulo, buona per Covino. Fallo per i Blue Davis. Ah no, palla per la Renaccia. Sbaglia sempre. Scusato. Ottimo 1-2. Pacifico qui può andare al tiro. Vediamo. No, invece decide il cross, viene murato. Da un buonissimo. Buon ragazzo. Ingancio. Ragazzo. Non me con nessuno. Sì, infatti. Decidi se sono stato di pesto a fine gara. Anche genovese. Hai ragione, scusami, ma c'è una miseria, perché non riesciamo a fare una battuta? Ottimo qui, ora di Pacifico, ora anda loro. Ah no, era Pacifico e quello, scusate, era Clemente, a difesa, si è spostato. Guardava Nico Coso da giù. Qui Covino, una bellissima scivolata da PES. C'è un cambio, fratello, guarda per il blu. Bella combattuta questa gara. Pacifico. Pacifico per anche un tiro, non va bene. Andaloro. Andaloro, giocate, Andaloro può andare al tiro. Andaloro invece va a decidere per il passaggio. E Veronesi! Veronesi si mangia il gol del 3-1. Guarda. Complice anche un fortunatissimo Tommasulo. Con la faccia è riuscito a parare il portiere. Cross. Qui Pacifico prova un tiro però col sinistro. Non fantastico, sinceramente. Anda loro, Pacifico. Parolano interviene. Covino, buttavala su Di Liddo. Anda loro, può anche andare al tiro qui. Eccolo lì, può andare al tiro, lo fa! Palla fuori. Parolano prova qui uno stop improvviso. Buonasera. Ah, Veronesi qui, non perfettano il tocco. Covino, Di Liddo. Di Liddo, fermato, anda loro. Ottimo qui. Pacifico, buona azione personale, Pacifico. Clemente! Tommasulo, bravissimo. Qui gol mangiato, ma ha sbagliato tutto il passaggio Pacifico dopo una buona azione personale. 1-2, allora Clemente, Di Liddo interviene, Di Liddo allora accelera. Eccolo qui, nuovo ingancio. Buono il tiro di Parolano, va di poco fuori, si è uscito questo gol super Parolano. Il passaggio
Pandoro? Sì, 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 Paroani. Parolani? Paronesi, un tocco non perfetto. Palla avanti, buona per Norcaro! Murato! Clemente. Da Clemente, sì. Che si sta sacrificando anche in fase difensiva. Secondo me è il migliore in campo questa sera per allenarci. Sì, sta dando anche Andalore in difesa, è sempre un muro. Simone! Sì, però sta dicendo anche la partita di Clemente, quindi perciò dicevo. Ah, ecco. Ma non mi serve, Simone, danno 10 minuti. Oramai Andalore... Eccolo qui. Andaloro, eccolo qui, Andaloro. Oh, questo è stato bello di ingaggio. Ottimo qui Parolano, però non c'era nessuno. Erne. Andaloro. Andaloro, perde palla. Parolano, palo, parupalo. Palo di Parolano. Palla avanti. Interviene sempre in gancio. Difensivamente parlando molto bravo. Meno tecnicamente, soprattutto in attacco. Non ha dimostrato di avere qualità e doti per fare l'attaccante. Qui parla in prossimo per Paronesi. La toccata di Lido. Anda loro. Pacifico, può andare anche al tiro qui. No, uccide per la finta, poi però il tiro! Tommasulo! Molto fortunato, molto fortunato. Cala abbastanza centrale però qui. Ora buona l'azione di Norcaro, che però allunga troppo per Pacifico. Troppo, troppo, troppo. Qua prova una giocata Clemente impossibile. Tommasulo palla avanti. Di Lido. Di Lido mette palla fuori lui. E di Clemente. Mette il cross buono per Varonesi che la tocca soltanto. Buona questa giocata di Norcaro per Parolano. Parolano viene fermato, palla per i Blues. Di Lido. Pacifico. Clemente, Andaloro, buona questa azione. Azione qui, Parolano interviene su questo passaggio sbagliato da Clemente. Pacifico, vediamo se la tiene in campo, no, non ci riesce, parla per i Blues. Ah, bella partita. Guarda anche un po' in no, non voglio dire niente. Diciamo giù, molto giù, giovani. Ora Parolano. Va su Andaloro, non ci riesce. Bella il passaggio di Varonesi qua. 1-2. Da loro. Ora per i Blues. Buono qui il tiro di Clemente. Palla fuori però. Norcaro il tocco. E andato loro come sempre perfetto. Covino, Parolano. Prova il tiro Parolano. Lepore. Palla fuori. Male qui Lepore. Sfortunato anche magari. Palla molto viscida. Campo bagnato. E quindi avrà avuto problemi con lo stop. Ora fuori. Questa palla da parte di Covino. Palla per i Reds. Palla messa fuori, quindi palla per ancora per la Nacho United. Deve ora capare con Maronesi, però all'1-2 non ci riesce. Buona giocata per Covino da parte di Norcaro.
No, c'è una punizione per i Reds. Se il tiro, non male, non male. Oh, vedi, mi dico. Ci sei Murenno, il telecronista più merdone del... Poi c'è il secannaio. Scusa, non accendito. Come no, signor Bianco, che domande. Accorti il suo video. Pupain. Prego. Ma più ci vuole la sigaretta, via. Comunque, fa tempo. Guarda, sì. Oh, vince. Grazie, dopo c'è il video. Era la fa picciana da voi. Ma c'è di no. Lei sta dando te, ma io non ti sto collo. Comunque, parla adesso per... Grazie, signor Bianco, dopo c'è il dito. Poi c'è adesso tu. Cornuto, poi c'è adesso. All'annanza. Poi c'è adesso. Comunque, offese a parte, continuiamo con la nostra telecronaca. È andato loro. Pacifico, la tocca. Ingancio. Covino. 2-1 per i russi. Attenzione! 3-1! Un gol bellissimo! Un bel gol di Pacifico, un bel gol di Pacifico. Un bel gol di un bravissimo ragazzo. Ho vinto a 10 cazzoni, ma c'è un po' buffa, a chi sei? Tieni! Piove, piove. Oh no, come venivo pure. Comunque, allora è 3-1 per i Reds. Matematica a parte, 14 minuti. Che matematica a parte? Perché lo so bene la matematica. Alla lontanata. Anda loro, 1-2. Andrò a provare il tiro. Deviato, alto, in angolo. Prima smetti di piovere, me ne vado da qua così non disturbo i signori. Calcio d'angolo battuto. Di Riddo mette in palo laterale. Infatti. Allora, ancora lottata, ingancio, palla avanti. Non male per Norcaro, di testa però. Lepore, bravissimo qui. Basso fermo. Da loro si ferma. Decide a chi passarla. E sbaglia però qui. Cambio, però comunque è buono per i Reds. Angarella che entra con un sogno della croce. Lepore, blocca questo pallone. Che era un rinvio praticamente. Ragno, ma se fai un po' di a fallo però. Savio! Tomasulo! Anda loro! Anda loro qui, si mette in difficoltà da solo. Angarella palla avanti. Savio viene anticipato da ingancio. Che butta palla avanti, palla fuori. Angarella. Palla murata da Covino, ancora palla alta, ha toccato, la rete è in alto, quindi è fuori, messa laterale per i Blues. Covino. Savio qui, bravo a anticipare, Clemente, 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 Tommasulo, bravissimo qui. Oshiwoshi. Me lo apri. Esce Tomasulo qui. Ah, qui sbaglia Covino. Si lascia sfilare. Si lascia andare la palla. Ancora buona però. Norcaro mette in mezzo. Covino, cosa si mangia? Cosa si mangia Covino? Scudente. Covino. Si è appena mangiato un gol assurdo. Da loro allontana questo pallone alle parti di Tomasulo. Di Riddo. Riddo, vogliamo farlo laterale alla squadra dei Blue Devils. Covino con Angarella, vogliamo un altro farlo laterale. Covino
cross anda loro come sempre. Ingancio, palla avanti, buona! Lei pure cosa para su Norcaro, anche se il tiro non era bellissimo, diciamo, molto forte. Savio appoggia per Clemente. Clemente, c'è un fischio dell'arbitro. Ah, ecco. Fallo, si chiama dell'ascia. Si è chiamato l'ascia, chiedaci. Lascia, 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 allora passa fascia. Passa, passa. Ah, Vacovino, Vacovino. Adesso l'arbitro posiziona la barriera. Covino sembra che voglia andare proprio al tiro. Ah no, è di seconda. Covino sbaglia, regala palla a Clemente. Così? Savio, non perfetto nello stop qui. Quindi interviene Covino a mettere palla fuori. Carella, il cross non perfetto, Tommasulo direttamente. Ingancio, ingancio, alza la palla, sbaglia però. Arriva palla all'Epore, che butta subito palla avanti, ma c'è Di Liddo. Andaloro, Clemente. Prandaloro, Andaloro, può metterla in mezzo, ma è bravo Tommasulo, anche se non è molto difficile. Norcaro, pallonetto credo, per là fuori. Viene... Clemente sbaglia qui e c'è un mezzo pallonetto da parte di Ingancio che viene parato facilmente. Ottimo questo assist e poi Covino da palla praticamente a Tommasulo. Batti e ribatti. C'è un fallo qui. Che sì! Punizione interessante per... i Blue Devils. Inizia a far freddo. Fammeli parare un poco, fammeli parare un po'. Sotto scassato, fammeli parare. Sotto scassato, fammeli parare. Ok, basta. Capito? Sì, l'ho capita e non la voglio più sentire, grazie. Ma Norcaro. Ne allargati, ne. Norcaro, palata. Lepore. Avanti. Ancora ingancio, Covino la tocca per l'ingancio stesso, l'avanti, fuori però. Siamo troppo con la palla alta. Sì. Anda loro. Bravo ingancio qui, la tocca Angarella. Farà che fischia Norcaro praticamente, però Clemente è bravissimo, ma ancora Norcaro. Dietro per ingancio che butta palla fuori. Ciro! Palla per i Reds. Sembra una bottiglia d'acqua assolutamente. Seconda palla buona per i Blues ora. Ma è bravo qui Clemente che vede un fallo di mano. Infatti c'è questo fallo di mano. Ciro, cambio. E palla rossa. E palla rossa. E palla rossa. Vabbè, fa niente. C'è Norcaro, entra Parolano. Anda loro, il tiro è murato, arriva all'Epore. L'Epore palla avanti a Clemente che stoppa di petto. Vediamo se accelera. Lo fa, però è palla fuori. Anda loro. L'avanti però non la tocca soltanto. Savio lo lascia sfilare. Ah, Angarella, male qui, malissimo. Male, male. Tommasulo. Batte lui questo pallone laterale. Sì, un Tommasulisse, sì. Ok, basta no. Anzi no. Batte Di Liddo. All'avanti. E qui Covino la tocca soltanto e la butta fuori. Troppa con l'anca Covino. Paul, Paul. Con l'anca.
cane. Angarella alla murata da ingaggio. Ne è rimesso, United. Angarella il cross sempre su Tomasulo, mai preciso questo ragazzo. Andaloro, buono il dribbling, vediamo cosa fa, buono il passaggio per Savio che appoggia per Clemente, qui poteva andare al tiro Savio. Palla in mezzo, Tomasulo, miracolo! Bellissima questa azione della Lazio United. Bella, bellissima. Palla blu. Andaloro. Oer, sto come un pesce gustoso, ma scusate, chiudi ho problemi a chiudere. Ora si combatte da ambe le parti, manca poco alla fine di questo secondo tempo, che è volato, sarà che è stato molto intenso con un solo gol, però 3-1 per la Lazio United, ricordiamo. Non si è capito questo tempo, c'è stato un male intenso. Simpatico, simpaticissimo. Uccidetelo. Va di lì al tiro. Oh, non malissimo. Non è scesa la palla. Cross. Ah, Lepore interviene, bravissimo qui Lepore, la darà subito a Savio che sbaglia il passaggio e poi Parolano la mette fuori. Alla vera Lazio United. Clemente. Entra Norcano. Esce Covino. Savio. Ingaggio. Poi mette palla fuori, andalo loro che cerca di colpire Matarrese. Eccolo lì, super Matarrese, Mata. Alla messa in calcio d'angolo. Gian Mata, si qua Mata. Andaloro interviene e anche un buon cross. Ingancio! C'era Parolano lì, tendeva la palla. Visto Draga. E anche il signor Cascone, signori, guardate. Che classe. No, non vorrei. Quintaello. Ti fumo. Ingancia, va avanti, interviene sempre Andaloro. Parolano di testa, sempre Andaloro. Che giocatore questo Andaloro. Ora per Clemente ha problemi nello stop. Ora buona per Savio può andare al tiro, Savio. La finta, ingancio. Palla per la Lazio United ora. Gli ultimi 2 minuti più recupero della partita. Di Lido, buono il passaggio del Parolano, tiro curato, Andaloro. Andaloro il passaggio è buono per Savio, la colpisce soltanto perché gliela butta addosso l'ingancio. E la butta dentro, Lepore, la palla andava fuori, autogol di Lepore. Ah, questo è autogol di Lepore, questa qua andava fuori questa qua. No, non andava fuori, era verso la porta. Sì, l'ha presa di testa e con le mani poi. No, ma è di Norcale. Ok, gol di che è stato stabilito per Norcale. Sarà segnato da Norcale. Sì, perché era verso la porta. 3-2, buono per il ritorno, questo 3-2. Palla avanti. Savio per Clemente, ancora Tomasulo con i piedi, bravissimo qui. Gran parata. Ah, provano 1-2, ma Angarella non ha degli ottimi piedi. Tomasulo con tutta la calma. All'avanti. E infatti la butta fuori. Ultimo minuto della partita, più recupero. Clemente, eccolo qui. Scatta Clemente. Parolano lo ferma. Oh, oh.
Andaloro. Andaloro sbaglia Parolano, sbaglia anche lui lo stop praticamente a seguire. Lepore. Avanti. Ancora ingancio. E poi Parolano la tocca e la mette fuori. E Simone. Ancora ingancio. Ancora di testa, due volte c'è un fallo di Sabio. Ha morito Sabio. Anzi non viene ammonito Sabio. Torcaro, buona per Parolano che cerca di levare collo ma non ci riesce. All'avanti, ingancio, petto e poi un tacco. Savio, Savio voleva andare dritto, invece ha deciso per un altro dribbling che non gli è riuscito. Palla come buona per l'Arenaccia. Quindi viene Parolano che però non può prendere questo pallone. Angarella, cross, ancora Tomasulo, due tempi stavolta. Gancio, gancio. Clemente, Savio. Parolano, vuole il passaggio per Norcaro che sbaglia lo stop. Clemente, palla rossa, palla per l'Arenaccia quindi. Savio, mette fuori il gancio. Masulo. Angarella. Savio sbaglia qui. Palla molto scivolosa. La cosa è un po' più strana. Simpatico da risa, mamma mia, quando è simpatico da risa. Norcaro giocato di Norcaro, palla che arriva a Parolano. Parolano, voglia fare la laterale. Di Lido. Di Lido, buona qui Savio. Buono il passaggio per Clemente, che lo si allarga. Giocata di Clemente, mette in mezzo, palla che arriva a Tomasulo, molto fortunatamente. Norcaro, prova l'Eurogol. Finisce a questo tempo, 3-2 per l'Arenaccia, subito un'intervista per noi. Andiamo a vedere, minisport. Buonasera signor Clemente, uno dei migliori in campo per l'Arenaccia. Grazie, grazie. Come, quanto vale questo 3-2 in vista del ritorno? In vista del ritorno è un risultato un po' sfavorevole verso Torino perché due gol fuori casa. Sono due gol fuori casa. Però un po' meno, la vittoria già è qualcosa di positivo. Al ritorno come giocherete? Diversamente immagino. Anche se una volta mi fai malati. Una volta mi trovi fai malati. Vabbè, il mio DNA. Eccolo, eccolo. Come giocherete quindi questo ritorno? Sì, noi giocheremo sempre con lo stesso schema, però poi logicamente ci saranno nuovi innesti. Perché oggi ci mancherà il mio cugino. Il mio cugino che è il primo stand della squadra. Le 3 ore sono. Va bene, grazie signor Clemente, buona serata. Buona serata anche a me. Ciao caro. Comunque auguri a te.